fuori è molto molto freddo. Io sto preparando, guardate, vento freddo proprio oggi, nuvoloso, tanto freddo. Come vedete, io sto preparando questa zuppa qua di legumi, che non solo, cioè la zuppa di grano saraceno, ma ci sono orzo perlato, fagioli verdi, lenticchie rossi e grano saraceno 19%. Questa qua, queste zuppe mi piacciono tantissimo. Vedete com'è belli? 18 minuti da cuocere e faccio con tanti porro, vedete ce l'ho tanto porro, ora questo porro devo fare anche nel padella, qui per ora tanto porro, una cipolla e carota, una bella grossa carota. Stasera ho cominciato a cucinare un po' troppo presto, prima di 6 io pagherò bolletta alta perché non si deve fare così. In solito io dopo le 7 pago bolletta molto molto poco e per questo risparmio sempre. Quando viene l'elettricità pago molto poco, un giorno farò vedere mia bolletta. Qui 4 patate sempre con buccia, metto così, cuocio, non per stasera, quanto mi serve, per domani, per dopodomani con insalata mescolo così. Qui abbiamo porro, opa, quasi meglio, quasi pronto. Abbassiamo perché qui 4, meglio 3 perché induzione è molto veloce, cuoce. Qui dobbiamo allungare patate, una bella grossa patata, soltanto una, amici, perché nella zuppa non deve essere protagonista patata, ma devono essere legumi protagonisti. Lavato 5 volte, guardate, acqua quasi pulita. Vedete? Sciacquato, sciacquato perché tanta polvere c'è qui, tantissima polvere. Poi, beh, basta se non mi cade tutto. Oh. Ora un pochino acqua. Ora un pochino, ecco così, guardate. Benissimo. Per ora basta così, forse di più. Dopo allungo, ora quando comincia a bollire, ora alzo volume, 5, basta così, e dopo quando comincia a bollire deve bollire piano piano, molto piano, zuppa è questa, faccio vedere, buona, sempre diminuiscono queste zuppe, prima si vendeva 300 etti, ora si vende sempre bio, prendo diverse zuppe di grano saraceno, ma ci sono, come ha detto prima, diversi fagioli, lenticchie rossi, mamma mia, e poi ci sono orzo perlato che mi piace tantissimo. Ok, ci vediamo più tardi, amici. Freddo, freddo, freddo oggi, davvero freddo. Chi non portava mai capellino, io vedo ora gente porta anche capellino, quelli che non hanno mai portato capellino. Sì, così. La zuppa pronta, amici, patate con bucce, io sempre con bucce perché dentro rimangono tutti i vitamine, sali e minerali, quelli che hanno patate. Quasi cotte, porro per domani cotto e qui c'è zuppa, guardate questa zuppa famosa di saraceno, qui c'è subito levare perché è dato anche a loro, vediamo come si presenta zuppa, guardate com'è, non c'è niente, niente di meglio quando fuori inverno, fuori freddo e mangiare questa zuppa straordinaria. Guardate che vapore, dato anche speck. Vedete qui c'è secca, ecco qua, si vede speck anche. Ecco qua, perché ci vuole speck. Vedete pezzettino di speck. Che meraviglia questa zuppa. Bene. Per me poco perché io non voglio. Ho mangiato troppi noci. Abbiamo comprato noci, tanti noci, amici, già quelli sgusciati. Basta così per mio uomo, ancora un pochino più liquido. Ecco così. Io ho mangiato tanti noci. Basta così. E ho mangiato tanti noci. Guardate, vi faccio vedere velocemente quanti noci abbiamo comprato. Guardate. Un pacco da 300, da 350 grammi. Comunque, uno già abbiamo mangiato perché abbiamo messo in questa scatola e abbiamo mangiato. Tanti nostri integratori che non voglio fare vedere perché gente magari è contro questi integratori. Questi già vuoti, ma ci sono anche altri. Cinque
non volevo fare vedere integratori, ma mi è capitato zinco, magnesio, zinco. Qui che c'è ancora? Ah, questo per ginocchia, per le mie gambe, per articolazioni. Curcumina. E gruppo B. E anche questo cromo. Comunque anche noci, tanti noci. Io oggi ho mangiato tanti noci e non va bene. Allora mangio meno zuppa stasera. Questa è già quasi pronta, patata. Spegno, andiamo a tavola, amici, a tavola. A tavola. Opa, chiudiamo. Ora anche domani sera mangiamo sempre quella. Che buonissima. Che buonissima, guardate che salute, salute, questo vero salute, meglio di ristorante, meglio di, perché tutta roba molto, molto buona, olio buono, speck, zuppa biologica, è tutto perfetto. La cena è arrivata, amici, vediamo com'è. È buono da vicino? Ora assaggio anche io. Non c'è niente di meglio di una zuppa a questo modo, così. Guardate che bellezza. Mamma mia, davvero. Perché io qualche volta dopo con sale ho paura che non sarà saporita, perché quando cucino non assaggio tanto. Calda. Buonissima. Troppo calda. Anche troppo calda. Troppo calda. Invece, c'è il rosso qui, sotto occhiali. C'è la pressione alta, non lo so. Con speck. Dato poco speck, guardate. Che bellezza. Ma proprio buona, proprio buona. Noi mangiamo, io molto spesso, io due volte alla settimana cucino questa zuppa, diversa, perché ce l'ho diverse, diverse zuppe. Io proprio ce l'ho montagna di zuppe là nel nascondiglio, nel mio nascondiglio. Amici, scusate, non va bene. Volevo dire che io nel mio nascondiglio ce l'ho tanto tanto zuppa diversa, perché quando faccio la spesa io sempre guardo offerte, e anche se non mi serve io prendo, e ce l'ho montagna di queste zuppe diverse, diversi di legumi, mi piacciono tantissimo. Sì. Questa, guardate, più buona di carbonara, più buona di pizza, proprio buona e salutare tantissimo. Mio uomo piace tantissimo, tantissimo. Lui, quando io ho cucinato per la prima volta questa zuppa tanti anni fa, quando ci siamo conosciuti, e lui faceva, ha fatto smorfia come faceva mia mamma. Non posso ripetere perché non sono brava a ripetere così, ma lui come dice, come faceva mia mamma, perché lui viveva solo, in affitto, ragazzo solo, mangiava insalata, poca roba, prosciutto, così, tonno, il suo piatto preferito tonno, e tanta verdura, e zuppe non mangiava mai da anni. Poi è arrivata io, ho cominciato a cucinare zuppe, così lui si è innamorato di me. Sto scherzando. Vi saluto, amici.